tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video qui sul canale di Pannocchia Company. Siamo tornati dopo un bel po' di tempo, abbiamo partecipato a Lucca Comics, al nazionale come staff e giocatori, abbiamo fatto eventi in giro per tutta la Lombardia, però ci saranno dimenticati di fare i video sulle LORS e ovviamente adesso portiamo questo secondo video sul Santuario Unito. Come abbiamo già detto nel video di introduzione della volta scorsa, parleremo sostanzialmente di paladini reali, paladini oscuri, oracolo esperto, tutti quei clan che fanno parte del Santuario Unito. Come la volta scorsa, attenzione spoiler, ci saranno cose che nell'anime non sono ancora state dette, carte che in Italia non sono ancora state rilasciate, quindi ricordatevi che se volete avere l'effetto sorpresa quando usciranno le nuove cose, non guardate il video, o almeno noi daremo in certi punti delle informazioni in più che magari potrebbero rovinare qualcosina, però ovviamente vi avvertiremo sempre. Quindi, detto questo, cominciamo con il video vero e proprio. Come già sappiamo, il Santuario Unito è stato formato dopo una guerra interna fra l'Impero Draconico e il Santuario Unito, quando ancora erano uniti e si chiamavano Grand Sanctuary. Dopo questa lotta interna vennero creati appunto queste due nazioni separate. Al momento il Santuario Unito è una nazione prettamente monarchica, è comandata ovviamente dal nostro re dei cavalieri Alfred, e il clan dei paladini reali è il clan più importante, il clan principale, quello che governa tutto il regno. Al momento questa nazione ha al comando il clan dei paladini reali, comandati dal nostro re dei cavalieri Alfred, ma all'inizio non è sempre stato così. All'inizio il drago salvanima è sempre stato il drago protettore di questo clan, colui che ha creato insomma la nazione del Santuario Unito, la protetta e tutto il resto. Poi ad un certo punto se n'è andato via e nelle leggende viene narrato che questo drago avrebbe fatto la sua comparsa quando sul santuario sarebbero calate le ombre. Quindi con il tempo il culto del drago salvanima un po' è andato a scemare e quindi sono comparsi i primi re nel clan dei paladini reali. Ovviamente Alfred non è stato il primo re, prima di lui sappiamo che c'è stato sicuramente un re che si chiamava Ezzel, che era il padre di Alfred. In questo periodo Alfred con il suo amico Ames, ovvero colui che sarebbe diventato il distruttore delle lame, erano due baldi giovani che volevano proteggere il regno. Alfred, essendo il principe erede al trono, era sempre molto felice, cercava di socializzare con le persone, era sempre colui che portava gioia fra la gente e cercava di difendere le terre. Mentre invece Ames, il suo amico, era sempre uno un po' taciturno, se ne stava un po' sulle sue, non parlava molto con la gente, molto riservato, devo dire. Alla fine ovviamente Alfred ottiene la sua carica da regnante e dona al suo amico, per i titoli che ha conseguito, per la sua bravura con la spada e tutto il resto, il titolo di Blaster Blade, ovvero di distruttore delle lame. Ovviamente, come vi ho appena detto, distruttore delle lame è un titolo ed è anche il nome della spada, tra virgolette, spada blaster o blaster blade, diciamo che ci sono un po' di... non si sa bene com'è la storia, però sappiamo che il titolo è distruttore delle lame. Ames viene definito appunto distruttore delle lame perché porta questa spada. Inoltre la parola Ames in varie lingue realmente esistenti, come appunto il francese, l'arabo, così, ha vari significati, che sono amico portatore di un fardello, lodato dalle genti e tutte cose del genere. Ovviamente il titolo di distruttore delle lame non è stato creato apposta per Ames, ma esisteva già. Prima di lui c'era un altro personaggio, un altro cavaliere che era riuscito a ottenere questa spada e questo titolo, e il suo nome era Yunos. Purtroppo però per varie vicissitudini, sia perché non sapeva utilizzare il potere della spada e anche perché la sua brama di potere era molto molto alta, la spada diciamo che si rifiutò di essere posseduta da questo personaggio e lui non riusciva ad utilizzarla, pertanto ovviamente gliel'hanno tolta
ed è stata, gli è stato tolto il titolo di distruttore delle lame. Lui ovviamente era incazzato nero e quindi se n'è andato via, mandato a quel paese tutti e se n'è andato. Yunos a questo punto divenne il Blaster Oscuro, ovvero l'acerrimo nemico di Ames e parte oscura contrapposta al potere della luce del distruttore delle lame. Prima di andare oltre con gli altri clan, una piccola chicca, ovvero tutti i nomi e tutti i personaggi che sono presenti nel clan dei paladini reali hanno ispirazione dai personaggi del ciclo arturiano, ovvero dalle favole di Re Artù e tutti quei miti storici. Per esempio abbiamo Isolde, Bedivere, lo stesso Alfred, sono tutti nomi che richiamano queste storie. Dopodiché abbiamo il secondo clan, quello oscuro, la parte oscura di questo santuario unito, ovvero i Paladini Ombra, creati dal drago Fantasma Blaster. Questo drago, ovviamente al contrario di quello di luce che era il drago Salvanima, è un drago malvagio che si nutre dei sentimenti negativi dei suoi sottoposti. E diciamo che non gli interessa uccidere qualcuno che non è riuscito a portare a termine un compito che gli era stato assegnato. È un drago molto malvagio e purtroppo è così. Nessun altro a parte questo drago è al comando, è come se fosse un dittatore, ma non proprio, perché questo drago creò anche una controparte oscura di Alfred per riuscire a conquistare il santuario dove risiedono i paladini reali, ovvero quello che come carta promo è chiamato Dittatore Oscuro, ovvero un'entità malvagia più forte addirittura di un vero cavaliere, che comunque è sempre sotto gli ordini di questo drago fantasma oscuro. Come accennato poco fa, quando stavamo parlando dei paladini reali, Yunos venne accolto dal drago fantasma Blaster e gli venne donata la spada oscura, ovvero la Blaster Blade Oscura, ottenendo il titolo di Blaster Oscuro. Dopo ciò lui divenne lo spadaccino più forte dei Paladini Ombra, addirittura quasi forte quanto lo stesso Blaster Blade, infatti la loro forza si eguaglia quasi. Dopo varie vicissitudini, i Paladini Ombra vengono sconfitti dai Paladini Reali verso la fine della prima stagione dell'anime, quando c'è Aichi che sconfigge Ren. Dopo questo evento il drago fantasma oscuro viene sconfitto e quindi i paladini ombra, diciamo che hanno un mutamento interno. Anziché essere contro il santuario, contro i paladini reali, diciamo che il loro motto diventa combattere nell'ombra per servire la luce. Quindi sostanzialmente loro combattono utilizzando le forze dell'oscurità, ma per proteggere il santuario, quindi diciamo che diventano alleati dei paladini reali. E i paladini ombra si dividono in due fazioni principali. Una è capitanata da Blaster Blade, che ottiene il soprannome di Diablo, quindi Blaster Oscuro Diablo. Invece l'altra fazione è comandata da un drago cavaliere con una spada insanguinata, che si chiama Claret Sword Dragon. Come per i paladini reali, anche in questo clan alcuni nomi sono ispirati alle storie di Re Artù. Il terzo clan che è presente al momento nella release italiana del gioco è ovviamente il clan degli Oracoli Esperti. Questo clan è molto diverso dagli altri due, infatti è sostanzialmente un'azienda che gestisce le informazioni, quindi si occupa di predizioni amorose per le battaglie o comunque tutto ciò che riguarda la sfera delle informazioni prettamente. Sono esseri che utilizzano la magia e la tecnologia, le combinano insieme per creare queste predizioni, aiutare il santuario. Il capo di questa azienda è Sio Amaterasu, ovvero l'amministratore delegato Amaterasu. Ovviamente Amaterasu è ispirato al mito giapponese della dea Amaterasu, ovvero la divinità del sole. Sappiamo anche che, dalla descrizione della carta di Amaterasu, lei è in possesso dello Yata no Kagami. Lo Yata no Kagami è uno specchio considerato uno dei tre tesori della famiglia imperiale giapponese. Nella storia di Vanguard, questo specchio è capace di riflettere la luce del sole e abbagliare i nemici e sconfiggerli utilizzando il potere della luce. Tutti coloro che lavorano per gli oracoli esperti cercano appunto per questo motivo di
dare soddisfazione al loro capo e alla loro divinità, cercano di lavorare nel meglio che al meglio che possono per poter ottenere un sorriso, comunque un riconoscimento da parte del loro capo. Gli oracoli esperti sono divisi in diverse categorie. Abbiamo una categoria che è chiamata Battle Sister, ovvero le sorelle da battaglia, che sono rappresentate come suore, cercano di difendere le informazioni. Dopodiché abbiamo i Magus, ovvero delle persone in grado di utilizzare la magia che difendono l'interno della struttura e aiutano con le predizioni. Dopodiché ci sono invece i costrutti meccanici, ovvero quelli che vengono definiti Battleroid, Workeroid come descrizione nelle carte, ovvero dei costrutti meccanici e magici che difendono l'interno della struttura. Come ultima informazione vorrei aggiungere che tutte le carte di Oracolo Esperto sono ispirate alla mitologia giapponese, o comunque divinità, sacerdotesse e anche a statue artistiche realmente esistenti, tipo l'Oracolo Esperto al critico del Nike, che sarebbe la Nike di Samotracia. Ora parleremo dei tre clan che ancora non hanno fatto comparsa nel panorama italiano, ovvero gli Angel Feather, i Gold Paladin e i Genesis. Gli Angel Feather, ovviamente come suggerisce il nome, sono composti principalmente da angeli. Il loro scopo è curare, quindi loro gestiscono gli ospedali, la medicina, non solo all'interno del Santuario Unito, poiché loro hanno ospedali tutto intorno al pianeta Kree. A loro non interessa quindi curare solo le persone che abitano nel loro stesso clan o comunque nella loro stessa nazione, ma sono come dei veri medici, loro curano se c'è da curare, anche il nemico, non è un problema per loro. È un clan che non combatte, non è prettamente combattivo, anche se delle sue divisioni sono predisposte per la battaglia, ma principalmente solo per scopi difensivi. Il loro capo è un angelo chiamato Shamsiel. Questo angelo è a capo di tutti gli ospedali, sovraintende le infermiere e si dice che non abbia mai combattuto in nessuna battaglia, ma che sia un angelo devoto solo alla cura dei pazienti e alla medicina. Esistono inoltre 6 distaccamenti principali degli Angel Feather, che sono questi in elenco. I Crimson Nursewind sono una sottoclan che hanno un enorme potere magico. Non ci è dato sapere se siano un clan prettamente combattivo oppure di difesa o comunque di cura, non lo sappiamo. Sappiamo solo che hanno un grande potere magico. I Lapislazzuli Celestials sono una sezione medica che difende invece i pazienti sul campo di battaglia. I Black Graves sono invece una task force che si occupa di dare una morte serena a tutti i pazienti che non possono essere curati in nessun modo, sono destinati a morire, quindi gli viene data una morte tranquilla. I Blossom Healers invece sono una fazione che si occupa della psicologia, quindi di aiutare i pazienti tramite counseling, quindi psicologi eccetera. I Innocent Messengers invece sono una sezione che si occupa del rapporto fra i vari ospedali, quindi di mandare messaggi, quindi coordinamento delle forze del clan. I Silver Creators invece sono la 6ª fazione di questo clan degli Angel Feathers e si occupano di ricerca e sviluppo, quindi di migliorare le macchine che vengono utilizzate per scopi medici e tutto quello che gli va intorno. Essendo angeli, come negli altri clan, anche i loro nomi vengono ripresi da tradizioni realmente esistenti. Quindi in questo caso gli angeli degli Angel Feathers avranno nomi che rimandano alla tradizione cristiana. Arrivati a questo punto, una piccolissima premessa. Gli ultimi due clan che andiamo ad introdurre sono i Gold Paladin e i Genesis. Per questi due clan abbiamo bisogno di una piccola introduzione per quanto riguarda degli elementi pivotali della storia di Vanguard, ovvero Saequalia, il Vuoto, Link Joker. Sono tutti elementi che comunque andremo a trattare in prossimi video, più che altro per non allungare troppo questo video e non farlo diventare una roba troppo... Partiamo quindi con il primo di questi due clan, ovvero i Gold Paladin, poiché viene, diciamo, storicamente prima dei Genesis. Come abbiamo detto prima,
i paladini ombra sono stati sconfitti dai paladini reali verso la fine della prima stagione dell'anime. Però diciamo che non è andata proprio molto bene. Dopo questa alleanza, il vuoto, ovvero un'entità malvagia dai grandi poteri oscuri, ha cominciato a espandersi su tutta Crei e ha sigillato, lontano da questo pianeta, Ames, Yunos e Sovrano Draconico, quindi i tre capi dei tre clan principali di Crei, ovvero Paladini Ombra, Paladini Reali e Kagero. Ovviamente queste tre forze, non avendo più un capo a cui appellarsi per ricevere gli ordini e chi li comandasse in battaglia, non sapevano cosa fare e quindi sono stati sciolti sostanzialmente, poiché c'era troppo caos. A questo punto alcune forze dei paladini reali e dei paladini ombra si sono unite e hanno creato quello che viene chiamato il clan dei paladini dorati, capitanato da un certo Blond Ezel. Questo clan combatte utilizzando le forze combinate di paladini ombra e di paladini reali, quindi il loro stile di combattimento è un mix dei due, e si uniscono sostanzialmente perché appunto vogliono andare a liberare i loro compagni che sono stati rapiti. Questa guerra è chiamata la guerra di liberazione. I paladini dorati si uniscono insieme a Narukami, ovvero un altro clan di Impero Draconico che diciamo ottiene le luci della ribalta dopo che Kagero vengono messi da parte, poiché appunto anche il Sovrano Draconico è stato rapito, per salvare i propri compagni e riportare lo splendore sui paladini ombre e paladini reali. Ovviamente riescono a salvare tutti e Alfred, per ricompensare queste persone che sono riuscite a salvare i propri compagni, vengono insigniti del titolo di Liberator. Quindi molte persone che sono parte del clan dei paladini dorati hanno il nome di Liberator, perché hanno partecipato a questa guerra di liberazione. Alcuni dei paladini ombre che avevano inizialmente formato il clan dei paladini dorati, dopo questo evento, lasciano questo clan e riformano il loro clan dei paladini ombra, poiché alla fine il loro unico scopo era quello di salvare Yunos, quindi il loro blaster oscuro. Anche loro ottengono un titolo commemorativo per ricordarsi di questa battaglia che avevano combattuto insieme, e alcuni combattenti dei paladini ombra ottengono il soprannome di Revenger. Ovviamente l'oscurità, essendo il Void il nemico principale della saga di Vanguard, non può fermarsi così, deve comunque combattere ancora e libera a questo punto i suoi emissari più distruttivi, ovvero i Link Joker, un clan malvagio creato direttamente dal vuoto. Durante questo periodo, che viene chiamato come la grande guerra d'invasione, poiché degli invasori esterni dal pianeta vengono a invaderlo per poterlo conquistare, viene creato un clan chiamato Genesis. Nonostante questo clan faccia parte, fra molte virgolette, del Santuario Unito, non è proprio così. Pensiamo a Genesis come l'ONU nel nostro mondo, ovvero un'unione di tante forze per combattere gli invasori. Per esempio, il capo di questo clan è Ceo Yggdrasil, ovvero un emissario dei Neonettere. Abbiamo comunque molti richiami ad altri clan, soprattutto a Oracolo Esperto. Infatti, questa organizzazione, Genesis, ha una struttura molto simile a quella di Oracolo Esperto, ma il loro scopo è un pochettino diverso. Mentre gli oracoli vogliono sostanzialmente controllare le informazioni, dare predizioni sul futuro, aiutare la gente, lo scopo di Genesis, come dice il nome stesso, è creare un nuovo mondo, o comunque fare in modo che il mondo sia un posto migliore in cui vivere, quindi debellare tutte le minacce, tutta l'oscurità. Nonostante comunque sia molto simile all'ONU, quindi facciano parte di questo clan svariati altri clan, sono principalmente presenti angeli, nobili, comunque personaggi con poteri magici e divinità. Questi erano i sei clan del Santuario Unito, detti in una maniera molto più completa rispetto alla breve introduzione che avevamo fatto la volta scorsa. Siamo felici che questa rubrica vi stia piacendo, infatti abbiamo avuto un sacco di messaggi da
tanti di voi che volevano avere la seconda parte di questa saga che abbiamo cominciato e che purtroppo per un motivo o per un altro l'abbiamo, diciamo, messa un attimo da parte. Però col nuovo anno 2017 vogliamo dare un po' di ritmo a questi video, dare comunque una scaletta ben precisa e farli uscire non con troppa distanza l'uno dall'altro, più che altro per non arrivare troppo in là poi dopo con il tempo. Quindi, detto questo, il video è finito, vi invito a mettere un like, a condividere, farlo vedere a tutte le persone che sono interessate al mondo di Vanguard e che vogliono avere un po' di background sulla storia oltre a giocare. Noi ci rivediamo nel nuovo anno 2017 e al prossimo video. Bella ragazzi!